Io te l'ho detto, la Juve la odio. Devono fare la morte degli ebrei. Ah, ecco. Contro crematorio. Magari. Ben trovati amici bianconeri, un saluto dal vostro BJ. Questo video si commenta da solo. Anzi, io vi invito a non essere volgari nei commenti, a non insultare, perché noi dobbiamo dimostrare che la cosa più importante nel tifo è l'educazione e non la distribuzione di odio. Perché questo, signori miei, purtroppo diventa distribuzione di odio. Io quando ho visto questo video, il sangue mi si è fatto ghiaccio. Perché c'è qualcuno che mi ha augurato la morte. Come a me, come a tanti tifosi della Juventus. Io non so cosa passa a volte per la testa di tanti tifosi. Però si parla tanto che questi tifosi siano folclori, folcloristici, che regalano emozioni. Lo so, è anche vero. Ma ci sono tifosi che danno anche questo. Sentire questa frase bruttissima, che non voglio neanche ripeterla, talmente cruda e talmente brutta, fa tristezza. Fa tristezza. Perché lo sappiamo tutti, chi conosce la storia, veramente in questo momento ha il sangue gelato. Non bisogna neanche nominare, ma neanche per scherzo. Quello che è successo tantissimi anni fa è augurarlo oggi. Perché voi non sapete neanche, veramente neanche, quello che è successo in quegli anni per augurarlo oggi a noi tifosi della Juventus. Perché questo va oltre il calcio, questo va oltre lo sport. Ma la cosa che più mi rende triste, che tempo fa un presidente, un capo del vertice calcistico, ha detto che noi dobbiamo prendere esempio da loro. Secondo voi questo è l'esempio da prendere? Una tifosa, una donna che augura morte agli altri tifosi. Ma che siamo della Juve, che siamo dell'Inter, del Milan, oggi non me ne frega. Oggi è agghiacciante quello che sento dire. Mi direte, questo sarà un video uno di 2, 3, 4, 5 anni fa. Non me ne frega. Non me ne frega. Non c'è un tempo per giustificare tale gesto, tale video. E dirlo così pubblicamente fa male. Perché voglio ricordare che i tifosi della Juve non sono soltanto gente come me, che hanno ormai, come dire, metà della vita sui 40 anni. Ci sono tifosi della Juve che hanno anche 5, 6, 7 anni. È lì che dovete riflettere. I tifosi non sono soltanto quello che vedete allo stadio, tipo come me, che ci, come tra virgolette, ci insultiamo in maniera folcloristica, mandandoci a quel paese, ma ad arrivare ad augurare la morte è pesante. I tifosi sono anche i bambini. E un bambino che non tifa Juve e tifa la vostra squadra, che ci state augurando la morte, e sente dire che a noi ci augurate tutto questo, questo bambino come deve crescere? E questa è la domanda che mi faccio. Oggi com'è che si fa a distribuire il vero tifo, a propagandare, pubblicizzare il calcio di oggi, l'essere tifoso? Perché così non è essere tifoso, così è veramente ammazzare il tifo, ammazzare il calcio. Io non ho parole, io non posso ora mettermi ad insultare la signora del video, perché mi reputo, a parte un tifoso, una persona educata. E io, come tutti ormai mi conoscono, mi piace parlare di calcio, mi piace arrabbiarmi, mi piace criticare, mi piace fare sfotto, ma augurare la morte non lo farei mai, perché non fa parte della mia dignità. Io non voglio fare tutta l'erba un fascio, perché non è giusto, perché so che ci sono tantissimi tifosi di quella squadra che sicuramente non sono così, anzi non sono così, perché il calcio, ripeto, è sport, è gioco, lo dice la stessa federazione FIGC, federazione gioco calcio, gioco. Il gioco, quando si pensa al gioco, si pensa ai bambini, è da lì che parte il gioco, parte dai bambini, ma ci sono degli adulti che giocano pure, facendo divertire i bambini. Ma se dobbiamo divertirci, ma c'è gente così
che ci augura di morire in questo modo, non lo accetto. Non lo accetto. Non è più folklore, non è più festeggiare e non è neanche criticare, perché sicuramente queste offese, questi messaggi sono stati mandati in un giorno che forse loro hanno perso, forse qualche scudetto contro la Juventus. Ma quando si perde, si accetta la sconfitta, si impara dalla sconfitta e si va avanti. Non si fa in questo modo, augurando la morte così atroce. Perché chi è morto veramente in questo modo, voi non sapete quanto ha sofferto. Prima ancora di morire addirittura, di saper di fare questa fine. E oggi, ormai nel XX secolo, nel 2023, sentire che c'è gente che augura questa tipologia di morte, ragazzi, mi rende una persona triste. Mi rende triste. Per questo vi invito nei commenti a non essere volgari. Vi invito nei commenti a non metterci alla pari. Superiorità, superiorità. Non è che uno dice occhio per occhio, dente per dente. Ragazzi, qui non è una guerra. Qui è sport, qui è calcio. È divertimento, divertiamoci. Non possiamo diffondere odio col gioco più bello del mondo e lo stiamo rovinando. Perché certe tifose o certi tifosi scaricano la propria rabbia in questo modo, augurando la morte agli altri tifosi. Potrei aggiungere minuti e minuti di monologhi, eccetera. Io non ho niente più da aggiungere. Io soltanto dico che chi fa questi gesti, chi la pensa così, deve guardarsi allo specchio più di una volta. Guardarsi allo specchio ore e ore intere e pensare veramente a quello che è stato detto e quello che è stato fatto. Anche a distanza di uno, due, tre anni, non lo so. Ma vedere una signora con la maglia della propria squadra, perché, signori miei, abbiamo capito tutti, la signora è una tifosa del Napoli. A me mi dispiace per i napoletani, perché hanno tutto il diritto di festeggiare lo scudetto, perché lo hanno vinto. E quando si vince, come io dico sempre da juventino, ogni scudetto vinto è sempre meritato. Loro l'hanno vinto, lo hanno meritato, ma state muti e divertitevi, godetevi il momento, non date né ascolto al vostro presidente che mette ancora guerra e astio con i scudetti rubati, godetevelo, andate a cantare, andate a ballare, andate a fare quello che volete, ma non diffondete messaggi di questo modo. No, no, io non ci sto, fino alla fine, forza Juventus, io me ne vaio, ossa benedica a tutti, picciotti, ciao!